In questa campagna elettorale ci sono stati colpi bassi o pensa che si rientra nei canoni legittimi di quella che può essere una kermesse? Perché anche oggi ci sono dei titoli sui giornali, ci sono accuse, io ieri ho visto l'intervista sua televisiva, cioè il clima lo trova normale o un po' troppo avvelenato? Ma guardi, io non accetto provocazioni, non faccio spot elettorali, sto facendo uno sforzo per portare i miei competitori, i miei avversari politici sul tema dei programmi, cosa che fino ad oggi non sono riuscito. Io non so ancora, nonostante mi sia sforzato di leggere tutti i programmi, quali sono i programmi delle altre forze politiche. Voglio portare la discussione sui programmi. Le polemiche a me non interessano. Se qualcuno vuole buttare qualcuno nell'emene, io sono uno che invece va a aiutare a tirarlo su dall'emene, perché tutti siamo utili. Sono battute volgari a mio modo di vedere, anche fuori dal linguaggio politico. Osservo che qui c'è l'UDC che si è presentata in una certa maniera e membri dell'UDC che hanno presentato un'altra lista civica. Noto che la Lega è commissariata, noto che ci sono voglio dire, attacchi che non hanno ragione di esistere, nel senso che noi, rispetto a quello che dicevo prima, sarebbe opportuno, se vogliamo avvicinare la gente alla politica e alle istituzioni, tutti facciamo uno sforzo di entrare nel merito dei programmi. Io sono curioso di sapere cosa c'è che non va e cosa i miei antagonisti farebbero a differenza di quello che vorrei fare io. Guardate, noi abbiamo pubblicato in questa legislatura un documento dove è analiticamente specificato che questo è un comune che ha speso in 4-5 anni, ha investito in questi 5 anni 122 milioni di euro, ripeto, 122 milioni di euro, e li abbiamo divisi tra risorse del comune, tra risorse di enti privati, tra risorse dello Stato, tra risorse della provincia, tra risorse della regione. Non abbiamo nascosto niente, abbiamo dato un merito a ognuno di quello che ha fatto. Quindi questo è il modo di fare politica. E dico anche che alcune affermazioni che la regione ha trasferito risorse al comune di Portoguaro, io voglio ribadire che la regione trasferisce risorse a Portoguaro che sono quelli che i cittadini di Portoguaro danno alla regione. Quindi la regione non ha soldi propri, la regione trasferisce e deve trasferire alle comunità delle risorse per fare degli investimenti e risolvere i bisogni della gente. Semmai il problema è come vengono distribuite queste risorse tra comuni grandi e comuni piccoli, perché non possiamo trovarci di fronte a casi poi di interpretazione della norma che premiano solamente i comuni amici e penalizzano i comuni non amici. Volevo tirare in ballo una sua affermazione fatta un po' di tempo fa a seguito di una polemica di alcune dichiarazioni di Massimo Zanon come presidente dell'ASCOM che chiedeva di contare di più. Lei in quell'occasione, è passato un po' di tempo, aveva detto che avrebbe convocato i cosiddetti stati generali. È un qualcosa che non è stato fatto, che mi è sfuggito o che intende fare? Ma guardate, noi dialoghiamo tutti i giorni con le associazioni di categoria. Non credo che ci siano pochi comuni che hanno investito in termini di comunicazione proprio per venire incontro a un problema grosso che è quello della rivitalizzazione dei centri storici. Crediamo di aver fatto bene il nostro mestiere, di aver dato il massimo possibile. E siamo disposti con le associazioni di categoria ad affrontare tutti quei temi che sono a loro cari e che evidentemente devono essere affrontati. Per esempio, abbiamo collaborato con l'ASCOM e con la CGA sulla richiesta di un contributo regionale legato al centro storico, che è quello che ci consentirebbe dall'oratorio Pio X ad arrivare fino in Corso Martiri. Lo abbiamo fatto con loro. Quando abbiamo scelto di ipotizzare i parcheggi al Pio X, l'abbiamo fatto con loro. Quando abbiamo ragionato, voglio dire, su chi deve gestire la terra di Dodi, piuttosto chi deve gestire la fiera di Sant'Andrea o piuttosto chi deve gestire altre iniziative,
Noi abbiamo delegato a loro, una volta all'ASCO, una volta alla CGA, la gestione di questi eventi, perché loro sono molto vicini ai loro associati e forse più di un comune che dà ovviamente gli indirizzi possono in qualche maniera dare delle risposte. Quindi ottima collaborazione con le associazioni di categoria, che non sono peraltro solamente l'ASCO e la CGA, ma sono la CNA e la Confagricoltori. C'è il problema dell'API, ci sono problemi di un'industria, quindi noi abbiamo delle relazioni, pensiamo all'attività che ha fatto il comune rispetto a Polis. Non esiste un comune che ha messo a disposizione già 600.000 euro e altri 600 li metterà a disposizione per aiutare le imprese a crescere, a rinnovarsi e a stare sul mercato. In collaborazione con l'Università di Venezia Ca' Foscari. Io non credo ci siano altri esempi in Veneto e fuori dal Veneto. In conclusione di questa intervista, se lei dovesse ricordare un qualcosa che le dà particolarmente soddisfazione di aver fatto, di aver concluso nel suo mandato, perché a me sembra che lei è quello che ha fatto più inaugurazioni in assoluto, perciò lei ha fatto molto, al di là che qualcuno magari strumentalizza la tempistica ultimamente. Cos'è che le dà maggior soddisfazione in questo senso? Innanzitutto voglio fare una premessa. A oggi, compresa la tangenziale ovviamente, che in fase di appalto, l'ultimo tratto, che l'ha finanziato il ministro di infrastrutture dell'epoca, era Di Pietro, non facciamo confusione che è la regione, tanto per farci chiaro, e con tutti gli interventi sulla perfosfati, le caserme, i commissariati, i lavori in corso, chiunque venga a governare dopo il giugno troverà lavori avviati per 60 milioni di euro. Questo è un dato. Adesso vengo alla sua domanda. Qual è la cosa che lei ritiene aver fatto più importante nel suo mandato? Lo sforzo che ho fatto, quello maggiore, anche se non ha una rilevanza straordinaria, è quello di aver avvicinato le frazioni al centro storico e viceversa, di aver lavorato per una comunità coesa e unita. Questo è lo sforzo maggiore che abbiamo fatto, compreso, voglio dire, l'attenzione al lavoro e l'attenzione alla persona. Certo, concludere con un'inaugurazione che non ci credevamo neanche noi, perché abbiamo lavorato giorno e notte, inaugurare un teatro che il Portogallo chiedeva da 20 anni, è una soddisfazione, un'emozione che credo tutti vorrebbero avere. Bene, allora io la ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Sì. Anche lei.